fatto. Siamo pronti? Io prendo la nave da guerra. Scordatelo, la nave è troppo grande per un nanetto come te. Tu ti prendi il ditale come tutte le altre volte. Oh. Ehi, c'è qualcuno. Ditemi che non è vero. Forse è solamente il vento. Mr. Crab, c'è un'emergenza! Mi serve il suo aiuto! Di che si tratta, ragazzo? Patrick ha inghiottito il mio orsacchiotto e non riesco ad addormentarmi! E così riesco finalmente ad arrivare in mezzo al lago, quando il piccolo Harvey inizia senza alcun preavviso a stare male e vomita sulle mie scarpe nuove. Che schifo, i bambini sono veramente disgustosi. Tre! Puoi dirlo forte, dovresti vederli mangiare. I maiali al confronto sono dei cicisbei. L'altro giorno... Per la barba di Nettuno, cos'è questo fastidiosissimo rumore? Ci sarà qualche medusa attratta dalla luce del faro. Ah, niente paura, ci penso io. Show! Forza, andate via! Show! Signora Puff, si è ringraziato il cielo! Mi serve il suo aiuto, si tratta di un'emergenza! Che c'è adesso? Che cosa vuoi? Può accompagnarmi in bagno? Ho paura di andarci tutto solo. È così buio! D'accordo, dai, ti accompagno. Ecco fatto, siamo arrivati. Quando hai finito, torna subito nel tuo capanno, chiaro? Signora Puff? Sì? Dimmi, SpongeBob. Può controllare che non ci siano insetti? Se c'è un insetto, non riesco a farla. È tutto a posto, non c'è traccia di insetti qui dentro. Puoi tranquillamente entrare. Ci ho ripensato, la trattengo fino a domani mattina, notte! Lui sa dove siamo, dobbiamo spostarci! E ormai non ci resta che casa mia! Bene, stiamo un po' strettini, ma trovo che la tua cucina sia un nascondiglio perfetto, Plankton. Dunque, dove eravamo? Se non sbaglio, toccava a me. Ne sei sicura? Pensavo fosse il mio turno. Il mio laboratorio segreto! Scopriranno tutti i miei diabolici piani! È il più brutto giorno della mia vita! Ora ricordo, la mia pedina prima era qui, infatti sono andato avanti di due caselle. E sei finito, sulla casella salta un turno. Cosa? Non si legge nemmeno! Accidenti, ma perché quelli che fanno i giochi da tavolo devono scrivere così? Smettila di lamentarti adesso! Più! Ora sono salvo! Ho parlato troppo presto! Non troverà mai la strada per arrivare fin qui! Questo posto è così inquietante che mette i brividi! Sì, lo so! SpongeBob ne sarebbe terrorizzato! È il luogo perfetto! Guardate qui! Ve lo dicevo che questo posto è perfetto! C'è persino da mangiare! Davvero gustosi! Non ti spiace, vero amico? Ehi, mi senti? Che significa? Perché la porta è chiusa a chiave? È perché ho la netta impressione che stiamo salendo! Ditemi che non è vero! Ditemi che non siamo finiti dentro a una... trappola per le nostre! Bravo, Crab! Ci hai cacciato proprio in un bel pasticcio! Complimenti! 37, serviamo il numero 37! Sapete, saremo anche bloccati in questo stranissimo mondo asciutto, ma è bello potersi rilassare senza essere disturbati, eh? Hai proprio ragione! Sono d'accordo! Tocca a me! Voilà! Mr. Crab, signora Puffa, signor Plankton, meno male che ci siete, mi serve aiuto, è un'emergenza! Si sono ristretti i calzini, non trovo più i miei fumetti e le unghie con me!